No, io direi che deve essere incarnato in una persona. Altrimenti sì, incarnato è un conto, ma noi non è la persona. Sì, ma se noi lasciamo persona... solo l'idea... Scusa, ti posso dire una cosa. Se una persona ti delude, tu non sei deluso dall'amore, tu sei deluso da una persona. Sì. Allora, se tu hai due scelte, o smetti di amare perché ritieni che quella persona che rappresenta l'amore ti ha deluso, oppure tu dici no, il mio amore, che è un'idea, è più forte della persona e continua a cercare l'amore. Ma io quindi credo è qualcosa su cui noi dobbiamo stare attenti. Non è solo un'idea. Guarda che quando tu cristallizzi in una persona, tu sei prigioniero non di un'idea, tu sei prigioniero di un egoismo, è una cosa diversa. Allora leviamo l'idea, se non in senso platonico, o meglio, usiamolo in senso platonico, cioè un archetipo in senso junghiano. Cioè vuol dire che è una passione che attraversa tutti noi, ma soltanto, l'abbiamo capito prima, entra nei cuori gentili. Gli altri non si innamorano, lo dice anche Shakespeare in Pena d'amor perdute. L'amore ce l'hai dentro di te, quello che tiri fuori è l'esternazione. Questo rispecchiamento profondo, d'anima ad anima, ci deve essere. Assolutamente. Se no, campa in un empirio che non esiste. No, è quello dei mistici. È quello dei mistici. Sì, vabbè, però è lì una trasfigurazione. Forse è una trasfigurazione. Però noi uomini sempre... creature... siamo, abbiamo bisogno del partner, tu dici, ma siamo perfettamente convinti. C'è bisogno di un partner, è evidente, per risparchiare amore, tra cui tra l'altro risparchiamo le anime. È esattamente uno dei ganghi del pensiero junghiano questo, ma anche del pensiero platonico, che è vero che dà l'idea, ma sempre si estrinseca attraverso un incontro. È vero che c'è amore come idea. Ecco, questo mi piace, questa parola incontro. Ma l'incontro, sai, gli incontri possono essere casuali. Ecco perché attendi, che cosa attendi? Attendi l'incontro che tirerà fuori quella parte tua di anima che però non si rispecchia in qualche cosa che è soltanto fisico, che è l'innamoramento, ma si rispecchia nell'altra parte di anima, quello che tu dici spesso. Sì, leggiamo una lettera. Come no? Allora, Maria Giuseppina Robilotta saluta tutti e fa tanti complimenti, le fa anche a Leonardo Sinisgalli, di cui noi ne abbiamo parlato varie volte, un suo conterraneo, lei lo ammira molto e lei ci dice con tanto affetto: spero che la trasmissione continui a lungo. Grazie per i bellissimi momenti donati al pubblico. Sembra fatta apposta, non l'abbiamo fatta apposta. No. Sì, dura fino a maggio. Bene, sembra l'abbiamo fatta apposta, non è assolutamente, che non prepariamo nulla oggettivamente. Va bene, allora dopo che abbiamo... Che liriche abbiamo? Dopo abbiamo Emily Bronte e Monica Specchia. Abbiamo anche Scarcelli, possiamo ascoltare. Sì, vogliamo leggere Monica, per cortesia, regia. Irina Roman, Cristina Pili, Augusto Masi, Elena Paraferri e Lorella Antonini. Stavi dimenticando qualcosa? Sì. Secondo me sì. Potremmo leggere prima Monica Specchia, per gentilezza, che è una poetessa contemporanea molto giovane. Vorrei leggerla insieme con voi perché secondo me ha dei contenuti che mi piacciono moltissimo. Eccola qua. Dialogo con Antigone. Sentite. Stanotte mi richiamò Antigone a dirmi di non far scempio di un corpo inerme. Talvolta la verità riposa nelle pieghe degli oceani e non ha movimento né parola. Antigone culla il pianto di un qualunque Annibale, lo rivede bambino, mentre già lo teme guerriero. Riposi immobile, come un airone con una zampa, sull'orlo orlo dell'alba. Nella tua bellezza bugiarda e cristallina, altre Antigoni in coro cantano il pianto di altre madri e padri che vorrebbero sedere su una pietra e odiare ed amare un lilium bianco, nato tra le rovine, a Mostar, come a Gerusalemme, nei quartieri ignobili di Genova. Tu resta orgogliosa fuori dalla furia del mare. Molto complessa. Colta. È una poesia molto colta. Vai, vai. Spiegaci Antigone però poi dopo. Su Antigone c'è un libro di George Steiner. Spiegaci. Che dice? Che rappresenta Antigone come emblema di quel tipo di condizione femminile. La condizione femminile che in qualche modo rappresenta anche il dolore di una certa femminilità offesa o comunque dolorosa. La femminilità dolorosa è Antigone. Dolorosa nell'abbandono. La storia, raccontaci Sofocle. Sofocle, la tragedia di Sofocle. Raccontacela per i nostri. Dai, preferisco che racconta. Per quello che ricordo, io ricordo soltanto Oimoi, che è l'inizio di una versione di Antigone. E c'è una questione che riguarda lei e Creonte, e c'è la questione della sorella Ismene, e intorno a queste tre figure si organizza
la femminilità e la rivalsa di Antigone, che rivendica, credo per la prima volta nella storia, un ruolo per la donna. È quello che è prima... la rivendicazione della condizione femminile. Esattamente quello che non c'è. Cioè, noi, il fatto che lei in realtà vuole contare più di qualsiasi altro uomo in quel momento, in quella città. E questo è il punto. Si pone come baluardo, capito? Perché io no? Ma non su fattori insignificanti, quanto fattori profondamente pregnanti che noi possiamo accorpare, come dire, a un circuito di anima. George Steiner dice che è una condizione universale, quindi Antigone rappresenta una condizione universale, quindi questo è il simbolo forte. Lei lo cita, no? E infatti per tutte questo... le altre Antigoni. Quindi no, credo che veramente lei abbia stanotte letto mi questo saggio straordinario. Stanotte a dirmi di non far scempio di un corpo inerme. Ma mi richiamò, chi è che la chiama? Dialogo con Antigone. Ecco, mi richiamò Antigone, vuol dire che qualcuno chiama lei Antigone, è Antigone che la sta chiamando. Richiama la condizione quindi femminile. Quindi è collegata a un archetipo, all'archetipo della condizione femminile. Questa è una persona, una poetessa di quelle che hanno sofferto molto nella vita. È colta poi. Molto, è una persona sofferente. Dai, Carlo. Dialogo con Antigone. Stanotte mi richiamò Antigone a dirmi di non far scempio di un corpo inerme. Talvolta la verità riposa nelle pieghe degli oceani. E non ha movimento né parola. Antigone culla il pianto di un qualunque Annibale. Lo rivede bambino, mentre già lo teme guerriero. Riposi immobile, come un airone con una zampa sull'orlo, orlo dell'arba. Nella tua bellezza bugiarda e cristallina, altre Antigoni in coro cantano il pianto di altre madri e padri che vorrebbero sedere su una pietra e odiare ed amare. Un lilium bianco, nato tra le rovine a Mostar, come a Gerusalemme, nei quartieri ignobili di Genova. Tu resta orgogliosa fuori dalla furia del mare. Sì. Naturalmente... Sembra scritta oggi, sì, perché sì, sapete cosa è successo a Genova, poi quel caso tragico, terribile, di quel bambino di 8 mesi. È cronaca recente. E la poesia è arrivata prima. Però. Certo, ma questo allora ti dice che la poesia è proprio universale, cioè racconta il dolore del mondo. Beh, è l'airone con una zampa ignobili con gli abitanti. Non ce l'ha ignobili con gli abitanti, per carità. In questo caso è preso come simbolo perché sono accaduti un degrado, ma è un degrado tutto psichico, perché Genova io conosco benissimo, è bellissima, è su tutti i quartieri cosiddetti, quelli che sono vicino al porto, sono meravigliosi, sono belli come Marsiglia. È chiaro che lei si sta riferendo invece a delle persone che nel caso specifico hanno fatto qualcosa. Come a Mostra è successo qualcosa e a Gerusalemme, lo dice chiaramente. Cioè laddove c'è stata una forma di guerra. A Genova non c'è stata la guerra, ma ci sono stati degli atti assurdi e davvero ignobili nei confronti di creature indifesa, ma poteva succedere dovunque. Avrebbe detto probabilmente quartieri ignobili, non so, di Palermo, di Milano, di New York, tutti di Roma, tutti i luoghi dove comunque si combatte una guerra. È una guerra, la guerra della povertà in questo caso. È certo. Bene. Comunque il femminile è un antidoto a tutto questo, proprio il femminile è un antidoto a tutto questo. Allora è arrivato il piacere davvero di farlo sedere qui tra di noi. Ecco, il suo posto è qui. Allora, voi spostate leggermente, eccoci qui, grazie. No, Eva, tutti vicino, ecco qua. Enrico Kelly, vieni Enrico. Ciao Enrico. Ciao. Bene, hai seguito la lirica da dietro? Un po', sì. Che impatto ne hai avuto? Beh, ho sentito intanto che si parla di guerra e mi sembra che siamo in tema con il clima attuale. Dovunque. In questo momento, no? Dovunque, nel mondo. Siamo in un'epoca in cui sembrava quasi sparita la guerra, invece in questi ultimi anni c'è un esacerbarsi dei conflitti a tutti i livelli e molti temono proprio il ritorno di questo orrore che ha contrassegnato interi millenni e che insomma solo da pochi decenni... Faccio notare che c'è stata già una guerra sotterranea in tutto l'Occidente, no? Che era quella della legge del più forte mascherata da qualche verniciatura di buonismo, no? Esatto, infatti gli studiosi, perché ci sono anche degli studiosi, fra cui anche il sottoscritto, che si occupano proprio scientificamente di guerre e conflitti e la chiamano la violenza strutturale, cioè quella violenza che non sembra violenza perché non si manifesta sotto forma di scontro aperto, però è una forma di violenza, di prepotenza che poi fa
sorgere la violenza esplicita, quella sotto forma di terrorismo, di guerre, che era presente anche in passato. La legge del più forte purtroppo predomina su questo pianeta da millenni, forse da sempre. Dall'uomo di Cro-Magnon. Adesso questa legge si esercita sotto forma economica più che di violenza fisica vera e propria, ma è sempre violenza e quindi produce poi una violenza anche fisica. Il terrorismo è una di queste manifestazioni. Ma vedete, c'è un fatto molto elementare. L'arte, Marco, tu sai bene quanto l'arte sia un antidoto a questa forma di... È così, no? L'arte... Dovrebbe essere così. Sì, dovrebbe essere. E i tempi sono tragici. Sì, ma sono tragici. Ma perché sono tragici? Perché tutto l'insegnamento dell'umanesimo, del grande umanesimo che poi è sfociato nel Rinascimento, che tutto nasceva dall'irrispetto, il rispetto totale per l'altro, che era presente...